Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo ad un signore di Oslo in Norvegia, il quale mi chiede testualmente: dottore, ho un tic alla gola da diversi anni, le ho provate tutte ma non riesco ad uscirmene. Ho visto un suo video dove parlava di tic nervosi e mi chiedevo cosa può fare l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Io gli ho raccontato la storia che nella nostra associazione di ipnologi associati Los Angeles Beverly Hills abbiamo aiutato tantissime persone con tic nervosi che altrimenti non avrebbero risolto il loro problema, anche con un solo audio MP3 DCS dal titolo No Tic Nervosi, che tra qualche tempo sarà anche messo al pubblico dall'associazione Ipnologi Associati di Los Angeles Beverly Hills. Naturalmente bisogna capire che tipo di tic: alla gola, all'occhio, alla mano, in qualsiasi parte, alla gamba. Ci sono diversi tic nervosi che esprimono, come dice la parola stessa, una tensione emotiva che conosce soltanto il tuo subconsciente e non la tua coscienza. Come si può fare per eliminare il tic nervoso? Bisogna convincere il tuo pilota automatico, il tuo subconscio, ad eliminare la causa che ti ha portato ad avere quel tic nervoso. Semplice, l'equazione, ragazzi, è sempre la più semplice di questa terra. Il punto è che nessuno conosce questo binomio, questa equazione. Perché finché tu o chi per te non convince il tuo pilota automatico, l'88% della tua mente, che il tuo subconsciente, hai voglia a dire non voglio avere il tic nervoso, non voglio, voglio, non funziona, perché la volontà si annulla davanti all'immaginazione. La coscienza, che è il 12% della tua mente, della mia mente, la mente di ogni essere umano, è zero rispetto all'88% del tuo subconsciente, della tua immaginazione, per cui va eliminato. Di solito questi tic nascono a persone, dalla mia esperienza, ma la verità la sa soltanto la tua mente, onde evitare qualsiasi fraintendimento o malinteso, perché io non faccio diagnosi, non faccio terapia, non faccio cura negli associati, nell'editore Anks, nella nostra associazione di ipnologi associati Los Angeles Beverly Hills. Ci sono molti psicoterapeuti, medici, psicologi di caratura internazionale, quindi devi sempre andare dal tuo medico, dallo specialista della tua salute, farti fare la diagnosi e poi eventualmente integrare con delle parole di CS uniche al mondo, create ad arte, ad hoc, che guideranno il tuo subconsciente a fare il miracolo della tua stessa mente. Per cui di solito non significa che è la regola, che il tic nervoso ha avuto da piccolino, piccolina, figure autoritarie, molto strict, dicono in Francia, molto rigide, che per paura, per vergogna, per qualche emozione o shock emotivo, che può essere una fesseria per te, per me, per tutti, hanno causato in quel momento di forte rabbia, di forte paura o altra emozione negativa, hanno associato quell'emozione negativa a quel comportamento somatico, che può essere il tic, l'occhiolino, oppure la gola. Io ho conosciuto ragazzi, bambini, adulti, anziani, che hanno questo tic alla gola quando soprattutto sono in presenza di una figura autoritaria, dove loro non sanno contrapporsi. Per cui il subconsciente che cosa fa? Li riporta quando erano bambini, dove la mamma, magari figura autoritaria molto rigida, o il papà, non facevano parlare il bambino. Siccome il subconscio non distingue la cosa vera dalla cosa immaginata, ogni volta che si presentano questi elementi, anche se le facce cambiano, i posti cambiano, le persone cambiano, gli eventi cambiano, le cose cambiano, il subconscio, essendo un pilota automatico, non gliene importa più di tanto, perché viene comandato dalle immagini, dalle emozioni, e segue la lettera quell'automatismo. Ok? Per cui se tu sei da tanti anni con questo tic nervoso alla gola, all'occhio, in qualsiasi parte del tuo corpo, sappi che con l'ipnosi di CS vera professionale puoi trovare la luce senza se e senza ma.
non bisogna credere, anche se sei scettico, funziona anche, funziona per assurdo meglio rispetto a chi crede, se solo se segui la lettera, le istruzioni, molto facile, la prova di un nonno, la prova di un idiota, la prova di un pigro. Logico che ci sono anche sessioni online di ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola, perché però ti posso garantire che al momento sono sospeso, oltretutto perché sono molto impegnato, non ho tempo, però ti posso assicurare che centinaia di persone, anche con un solo audio MP3 DCS o integrando con altri audio MP3 DCS, hanno risolto il loro problema di tic nervoso, senza se e senza ma. Ora ti puoi documentare, andare a vedere le riviste scientifiche internazionali, Lancet, Life, vedere il rapporto tic nervosi e ipnosi vera e professionale con la V maiuscola, e considera che l'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola è riconosciuta dall'Associazione Medica Mondiale nel 1958 come medicina alternativa dalla Chiesa con Papa Pio IX nel 1847. E lo stesso Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, il Papa polacco, si autoipnotizzava per imparare le lingue straniere. Ne conosceva ben 12, come ha dichiarato nella sua autobiografia, che ti invito a leggere, un librone così grosso, dove parla della vita di Giovanni Paolo II, il Papa Wojtyla, se te lo ricordi, se la mia stessa età te lo ricordi. Per cui, e a tutti i santi crismi, l'ipnosi DCS vera e professionale non ha nessun effetto secondario, si può usare anche, che è unica al mondo, si può usare anche su bambini, adulti e anziani che non vogliono, non possono essere aiutati, ed è l'unica ipnosi DCS vera e professionale che può fare questo. Non devi seguire montagne, non rubo il tuo tempo, non devi mettere auricolari, 0 0 0, molto facile, molto veloce, non guardi orologio né tempo né calendari, e se esegui alla lettera le istruzioni, ripeto ancora una volta, molto facile, la prova di un nonno, la prova di un pigro, la prova di un idiota. Solo a te la scelta, come ripeto, perché il sottoscritto non vende nulla. Ho ceduto tutti i miei diritti sugli audio MP3 DCS e anche su futuri corsi di ipnosi DCS che usciranno l'Associazione Ipnologi Associati Los Angeles Bevilis, perché grazie a Dio, grazie all'ipnosi DCS e alla mia mente, sto bene per i prossimi 37 anni, 37 vite più che anni. E non lo dico per vantarmi, ma per ispirarti che anche tu hai lo stesso potere latente nascosto nel tuo subconsciente. E purtroppo qui esiste il pensiero comune, no? Come al tempo delle streghe, come al tempo dei pagani, come al tempo dove la civiltà era fatta dai pochi e in più dallo stregone che prediceva il futuro, la pioggia e compagnia bella. Quindi quando qualcuno dice qualcosa che va contro il pensiero comune, anche nel 2021 viene visto come qualcuno da ostracizzare, significa da mettere alle porte della città, perché non segue il pensiero comune, come succedeva 5.000 anni fa. Oggi la musica non è cambiata, con la scusa della famosa obiettività, della famosa replica, dei famosi guru bla bla che ci sono oggi. Invece di dire, se ci sono tutti i santi crismi, non ci sono effetti secondari indesiderati, se sono solo parole, se non mi manipola, se non sono sette sataniche, se non spendo una montagna, una barca di soldi, allora perché no? Perché no? Una volta mi ha scritto una signora che da 4 anni andava in giro a palestre, metteva la tuta, perdeva 3 ore al giorno, eccetera eccetera, mi ha detto: dottore, io con questo audio MP3 DCS, che lo posso usare a vita quando ho bisogno, ho ottenuto 10 volte i risultati dei famosi 4 anni dove mettevo la famosa tuta per andare in palestra per il mio mal di schiena cronico. Lei aveva il mal di schiena cronico, ok? Quindi solo a te la scelta. Fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook Ipnosi Autoipnosi del dottor Claudio Saracino. Iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita. E seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio e alla prossima, ciao.